Sono 410.000 euro, è un accordo quadro, quindi su varie vie cittadine. Significa che non rifacciamo interamente delle strade, ma andiamo a intervenire veramente dove la strada è ammalorata. Sono tanti, tantissimi gli interventi, cominceranno il 12 di marzo, quindi proprio a giorni. Dureranno 90 giorni, andremo a mettere mano sostanzialmente a tre situazioni in cui c'è un problema di fogna registrata, parliamo di via Fiume Verde, via Mittiguerra e altre situazioni del villaggio Arcione e poi tante altre strade della città, soprattutto periferiche, a testimonianza insomma, di un'amministrazione che guarda anche le periferie della città, dove andiamo a intervenire per riportare in sicurezza la strada. Per pedoni, utenza debole, ma anche per le autovetture. Non ci saranno disagi, anzi sì, i cittadini diciamo, ne avranno sicuramente giovamento perché come abbiamo detto prima sono un accordo quadro, quindi sono piccole toppe che andiamo a rimettere a posto nella città, scarificando, però quindi non è diciamo, un asfalto a freddo che significa che dureranno nel tempo e andiamo a intervenire dove ci sono state le principali segnalazioni da parte della città. Certo, Va detto che anche per le precipitazioni che ci sono state, la neve che si è registrata nelle nostre città, sono tante le strade ammalorate. Proprio questa mattina abbiamo fatto una lettera al governatore della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, chiedendo che oltre a queste somme che abbiamo reperito nei nostri bilanci e nei nostri piani triennali delle opere pubbliche, possa mettere a disposizione della città 2 milioni di euro. Questa è la cifra che abbiamo chiesto, che rimetterebbe un pochino diciamo, a posto le vie cittadine.